Rieccoci di nuovo insieme per presentare l'oracolo della leggerezza, ovvero sia 44 carte sti cazzi, no 44 gatti, 44 carte sti cazzi, che sono 44 messaggi secondo me molto potenti. Questo progetto nasce prima di tutto dalla mia voglia di cimentarmi con uno strumento nuovo come un oracolo, delle carte che ti fanno arrivare un messaggio. Sono strumenti che io ho usato davvero per molti anni. Ho iniziato, penso come tutti, con i tarocchi, che sono uno strumento proprio sacro, pieno di simboli. Poi sono arrivato a tantissimi altri tipi di mazzi di carte. Dopo tanti anni e tanto rispetto anche per questo tipo di strumento, sono arrivati proprio velocemente, tra l'altro, questi 44 messaggi, che qualcuno potrebbe dire che sono stati canalizzati, però a me la parola canalizzare non piace troppo, perché dentro c'è anal, come tutte le parole che hanno anal dentro, non mi, tipo analisi, no? Cioè, mi piace più la sintesi. Questi messaggi in particolare sono molto sintetici, arrivano dritti al punto, sono decisamente spiazzanti. Io sono molto contento di essermi reso strumento di queste carte sti cazzi, che nascono poi dalla esperienza che ho fatto successiva al libro Sti cazzi, la suprema via della leggerezza. Si è reso necessario un approfondimento con i lab, quindi è stato creato lo Sti cazzi Lab, che in poco meno di un anno ha visto addirittura 9 laboratori. Abbiamo creato non so quante centinaia di ambasciatori sti cazzi in giro per il mondo, persone singole, serene, risvegliate o quantomeno sul cammino della leggerezza. E queste carte sono la sintesi del laboratorio. Adesso facciamo una prova insieme a voi e ne peschiamo. Visto che siamo in una parte precedente alla stampa e all'uscita delle carte, io non ho ancora le carte con me, però ho una cosina, guarda qui, l'ho portata. Cioè, ho fatto stampare delle carte molto grandi, ovviamente queste qui non sono maneggevoli, le nostre quando usciranno saranno maneggevoli. Visto che le carte si basano tutte sull'autenticità del messaggio, andiamo a mischiare queste carte, le mischio insieme a voi, e vediamo che tipo di messaggio viene fuori su questa nuova avventura che andiamo ad affrontare con le carte sti cazzi, che poi chiaramente saranno presentate in pubblico. Ecco perché il motivo per cui ho stampato queste carte così giganti. Adesso ci fermiamo, io chiudo gli occhi, mi è arrivato 11, quindi tolgo 10 carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e l'undicesima è questa qui, la vedete voi, io non la vedo, vediamo se è bene augurale. Sbaglia ancora e poi sbaglia di nuovo. Credo che questa sia la carta più bene augurale che potesse essere estratta in questo video, perché proprio il libro Sti cazzi parte con il permettersi di fare errori. Vi ringrazio per aver ascoltato fino a questo momento questa presentazione, quindi grazie, in bocca al lupo, viva il lupo, sempre Sti cazzi in coppa e dagli tutta!